Salve gente, sono Larus ed eccomi qua su Galactic Civilization 2. Nell'ultima puntata ci eravamo lasciati qua che stavo rafforzando la mia economia, solite cose, ho costruito nuove colonie. E qua non so perché c'è qualcosa alieno. Ah, multimedia center completato. Benissimo. Cosa possiamo costruire adesso? Non so. Ok, andiamo avanti un po'. Cosa? La Russonia 2 si sono ribellati contro la Arsian Empire. Ah, cosa? Ah, i cittadini della Russonia 2 sono uniti a noi. No, ma non mi dire. Ma dov'è la Russonia 2? I bastardi hanno fondato una colonia qui. I bastardi. Oh, abbiamo un pianeta in più. Un po' ghiacciato, eh. Ok, quindi dobbiamo costruire qualcosa di nuovo. Abbiamo uno starport, una fattoria, cioè una fabbrica, e magari ci dovrebbe servire un entertainment network. Aspetta, prima guardiamo sulla Russonia che cosa abbiamo. Possiamo costruire nuove navi. C'è un Phoenix, questa roba qua, che mi pare figa. Lo sto costruendo? Sì, è così. Ok, Titanium Armor, va bene. Ciao. Ciao. Abbiamo iniziato a costruire le beam weapon. Ah. Hanno niente, hanno ricercato lì le beam weapon, niente di che. Advanced Fire Control. Ma War Room, se in cambio tu mi dammi Armor Theory. No, Deflectors. Dai, io ti do Mass Driver. Guardiamo un po' Ion Drive. Siamo comunque molto più avanti tecnologicamente degli altri pianeti, ho notato. Titanium Armor 2. Ok, nuove armature per le nostre astronavi. Facciamo Xeno Medicine. Medicine e Xeno. Massive. Ah. Ah, dai Kryn sono arrivati dei prodotti. Quindi la nostra economia aumenterà un po'. Phoenix Mark 2 costruito. Quindi lanciamo la nostra astronave. Ok, invece tu Star Fury. Anzi, faccio una mini flotta con la Star Fury. Ok, noi abbiamo una estensione abbastanza grande. Siamo espansi pure qui. Tanto come funziona questo pianeta? Come sta andando? Brancazzolandia. Ah sì, dovrei costruire qualcosa. Qui. Ah, dei laboratori di ricerca. Xenolab, allora. E che sia. Poi qui. Un po' di. Come si chiama? Military base. No. Facciamo. Una fabbrica. Una fabbrica, vai.
torniamo. La nostra approval sta aumentando. Ah già, tu sei uno scout. Allora vai un po' più qui. Cos'è questo? Ah, oh, una mining starbase. Okay, cosa c'è? Boh, una risorsa strana. Non lo so che cavolo di risorsa. Ah, Brancazzolanti, abbiamo completato tutto quanto. Quindi, bene, stiamo andando un po' avanti. Bene. Felice Nexina, sì, stiamo andando avanti. Ok, il Concilio delle Nazioni Unite si riunirà. Non me ne frega un cazzo. Ora direi che possiamo costruire, anzi, la nostra nave. Shipyard. New. Facciamo qualche small. Così small. Mettiamo Ion Drive come motore. Sempre. Particle B. Ah, allora togliamo l'Ion Drive. Perché se voglio fare un'astronave piccola, cioè più o meno piccola, però con delle armi. Ah, che cosa possiamo fare? Defense, quello che dà più defense. Va, facciamo le CM, va. Che tutti danno difesa uguale. Se facciamo tipo qualcosa di più piccolo, però buono, va bene. Basic life report. O general. General, va. Bene, ora aggiungiamo gli extra. Ok, diminuiamo un po' la grandezza di sto coso, che è veramente spropositato. Anzi, facciamo un'animazione. No, 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 basta creare navi animate. Basta, basta. Basta. Anzi, proviamo a fare un'astronave di XCOM, anzi. Gli UFO di XCOM, proviamo a farli, aspetta. Sì, facciamo così. New. Vediamo, questo qua... Sì, faccio qua in base questo. E sopra mettiamo... Così. E sotto così. Ok. Stiamo andando bene. Ci starà tutto qui? No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Clean, clean, clean. Adesso dobbiamo fare un cargo più alto, più grande, più figo. Che cazzo di cargo è? Una scatola. Una scatola. No, non ci sono cargo tanto grandi. No. Ok, allora un cargo così va più che bene. Ora rifacciamo. Cannoncino qua davanti e siamo a posto. Mettiamo un po' di extra per abbellire il tutto. Facciamo tipo i cannoni fighi, quelli finti però. Anzi no. Anzi, facciamo girare questo coso qui. Animate. No, non così. No, non così, non così. Ecco così. Con più la città. Wow. E quello giù nello stesso modo. Animiamolo. Però nell'altro senso.
bello. No, no, è un po' squadrato, aspettate, aspettate, aspettate. Ma no, chi se ne frega. È la nostra nave. XCOM, lo chiameremo. La nave dell'XCOM. No, aspetta, aspetta. No, 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 sei... XCOM Mark 1. No, UFO Mark 1. Ok, bene. Ora facciamo UFO Mark 1. È una nave orribile, lo so. Ah. Si è aperto qualcosa nella nostra galassia e sta facendo delle cause strane che non riesco a capire. Non ci capisco un cazzo di questo gioco, dovete capire. Ok, consiglio delle Nazioni Unite. Dei pianeti uniti. Da-da-da-da. Ah, sapete che ci sono le anomalie che ognuno va a ricercare. Stanno facendo una votazione che vogliono mettere. E sui vassalli, cioè sui... Sì, vesselli, diciamo, quelle navi lì. Che non possono esplorare le anomalie presso il territorio altrui. Io voto no. Sorry. Ah, perché tutti votano? Sì, abbiamo vinto. Bene. Noi siamo la civiltà più potente. Questo è un bene. C'è una flotta. Ok, abbiamo creato la nostra prima flotta. Guardate. Figata la nostra flotta. Nessuno ci batterà. Ah, abbiamo completato qua la Rossonia 2. Quel coso. Andiamo avanti. Phoenix 12 completato alla Rossonia. Fate gli UFO. Ok. Turna. Ah, già. Questa qua non è la mia nave. Ah, questa è la mia nave. Lo scout ha esplorato tutto, non c'è più niente, quindi direi distruggiti. Anzi, fai un upgrade. Ah, UFO Mark 1. Bene. Basic miniaturization. Vediamo. Ah, UFOmerk V completato. Ah sì, dobbiamo lanciarle tutte queste navi. Possiamo creare una super flotta. Sai che possiamo. Yeah. Ora basta creare navi, perché sennò non va più bene. Come siamo messi a economia? Bene. Stiamo andando benissimo. Ah, ci donano anche dei soldi gli Arsian. Anzi, facciamo trade in cambio di... Sai dove si... Andiamo. Ora scudi per artificio. No. Facciamo xenomedici. Perché è giusto, voglio avere di tutto io. Voglio avere tutto. Qua hanno creato Dester 2. Un nuovo pianeta. LOL. Torniamo. Ma perché non torna? Ah, torna, sì. Miniaturization più 10. Cosa sarebbe? Ah, non ci capisco un cazzo.
Gioco bello, però non ci capisci mai niente. Soil Enhancement. Sì. Ah. Bene, stiamo andando abbastanza bene. Abbiamo una popolazione veramente grande. Quindi per la guerra va bene. Poi per il resto... Quindi stiamo andando abbastanza bene. Abbiamo tanta popolazione, abbiamo tanto tutto, tanto tanto. Bene. Le nostre starbase, dovremmo migliorare il mining di certe starbase, quindi costruiamo delle navi nuove, tipo costruttore Larus. Abbiamo delle navi che non devono fare niente. Queste. Ma già voi, dimenticavo. No, state lì. Lì. Ah già, tu UFO. Torna a casa. Poi vai. Ok, state lì. Soil Enhancement. Non so che cos'è. Io sto ricercando tecnologie che non so che cosa sono, ma volete capire che livelli sono? Ah, Industrial Theory. Bene, sì, facciamo. Siamo arrivati al 15% della ricerca tecnologica totale. Siamo a un buon punto, stiamo andando molto bene, non ci capisco un cazzo di questo gioco, però sto andando bene a quanto pare. Strano. Perché in certi giochi ci capisco tutto e vado male. Alliances. Sì, facciamo alliances, che così facciamo alleanze. Anche che mi converrebbe, perché se avere tanto potere significa avere anche tanti nemici, e tanti nemici significa avere tante responsabilità. No, questo qua era Spider-Man. Ah, Xeno Factory completata. Russonia, lanciamo questa astronave. Ah, tre moduli. Qua che cosa c'è? Andiamo qui. Voi state lì. Sempre. Sì. Mining. Ok. Così abbiamo potenziato le miniere. Ah. Bene. Ok. Io ho ricercato le alleanze. Potremmo fare delle alleanze, ma non mi dire. Qua invece space mining. Sì. Bene, torniamo. Sempre. Costruttore Larus nuovo completato. Bene, lanciamo. E andiamo qui. Cazzo. Una terribile peste si è diffusa per la galassia e si sposta su tutte le civiltà. La popolazione dei pianeti è iniziata a diminuire rapidamente. Solo una cura potrà salvare ogni civiltà. La cura è chiamata Cure Plug Technology, quindi dobbiamo ricercare quella tecnologia, perché se no la nostra popolazione moriremo tutti. Il destino è nelle mie mani. Dovrei trovare la cura. No, aspetta, aspetta. Aspetta, dov'è la cura?
Dov'è la cura? Plago e cura. Cura. Plago. Ecco, la cura della peste. Pestilenza. Oh cavolo. Oh cavolo, stavo immaginando tutta la mia popolazione. Perché fondano la colonia qui? Dopo li attaccherò. Perché? Ah, allora hanno iniziato a ricercare l'invasione dei pianeti. Male per noi. Perché è una tecnologia che permette di invadere i pianeti, ma non mi dire. No, comunque è una tecnologia essenziale. Se si vogliono... come si dice? Si vuole invadere altri pianeti, si vuole conquistarli. Perché fin dall'inizio non si può. Devi ricercare questa tecnologia qua per invadere i pianeti. E non gli conviene a loro, perché io ho una flotta devastante. La roba più importante però è ricercare la cura della peste. E non darò la cura a nessuno. Tutti mi chiederanno la cura. No, non ve la do, morite. Poi pestilenzosi. Ah, il concilio dei pianeti uniti si riunirà la prossima settimana. È nota single fuck. Was given that day. Ah. Ok, praticamente questa legge che vogliono fare è che nel trattato di alleanza non c'è solo un'alleanza militare, tipo se attaccano me io entro in guerra con te, eccetera eccetera. Tutte le starbase, cioè quegli edifici che si costruiscono di solito, costruito spesso con i costruttori, daranno supporto anche alle navi alleate. Tipo se ho una starbase militare, questa starbase militare non solo darà supporto militare a me, ma anche ai miei alleati. Questa è una buona cosa. Anzi no, non è una buona cosa. C'è una buona cosa a livello diplomatico, livello, come si può dire, legislativo. Però non mi conviene, perché se io voglio attaccare qualcuno, ed essendo la civiltà più grande di tutte, più potente, molti andranno contro di me. E di sicuro tutte le altre civiltà faranno un fronte comune contro di me. Quindi no. No, mi dispiace. Vinto. Tutti votano sì. Comunque siamo sempre la civiltà più potente di tutti, quindi nessuno ci batte. Vediamo come intanto la popolazione sulla capitale, la Lausonia. Siamo... ah, buono, sì. Dobbiamo cercare questa cura rapidamente, che stanno morendo tanti. Ah. Che cazzo è questa? Costruttore Yor. No. Vattene. Dai, quando è che ricerchiamo il plan? Ah, gli Iconian ci danno in dono dei soldi. Wow, tutti ci amano. Sono acclamato come un re. Io sono un re. No, non sono un re. Sono il presidente. Ah. Abbiamo curato la cura... ho trovato la cura per la peste. Ora tutti ci si inginocchieranno a noi e diranno: per piacere, dateci la cura. E noi no. Ah. No, non gli daremo niente. E non sono cattivo io, gli altri che sono stupidi. Impulse drive, sì. Miglioriamo un po' i propulsori delle nostre astronavi, che iniziano ad essere un po' obsoleti.
Perché hanno costruito una starbase di influenza, sti bastardi? In mezzo al mio territorio? No, 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 no. Iconian? Oh, già Don Cray cerca lo spionaggio. Iconian? Dove siete? No, oh, aspetta, come faccio già? Civilization. Colonista. Oh, cavolo. No, non posso cambiare. Cavolo. Non so dove sono. Ah, ecco, ecco, ecco. Konyan. Ah, sono troppo impegnati per vederci, quindi tra un paio di mesi dice. Affanculo. Start. Ok. Aspettiamo dunque. Quel paio di mesi. Ah, dicono che quando faranno Space Weapons ci daranno la tecnologia. Grazie, tizio. Comunque voglio prendere tutta quest'area di influenza, quindi il prossimo costruttore che costruirò... Dovrò costruire un costruttore, sì. Costruttore Larus 1, sì. Farò praticamente... Sì. Vorrei fare dopo una starbase di influenza qui, in modo che li assorbo tutti. Sì. Ho i sensori. SM3 facciamo, che aumenta un po' le difese delle nostre navi. Costruttore Larus completato, bene. Lanciamo l'astronave e il costruttore Larus. Volevo fare una base di influenza qui. Ok, stiamo qui sempre. SM3. Ok, bene. Poi the defense. E continuiamo. Ah, grazie. Ci hanno donato ancora dei soldi. Tutti ci amano. Ma come siamo messi a karma? Posso anche aumentare le tasse se voglio. Non è una buona idea. Quanto basta così. Ok. Bene. Ho aumentato un po' i soldi spesi nella ricerca, che sono importanti. E facciamo anche Xenofarm Construction. Ok. Costruttore qui. Costruiamo una base di influenza. Ok, abbiamo costruito la base di influenza giusto lì, perché voglio far sì che con l'influenza prendere tutto questo zona qui. Possiamo anche fare una vittoria di influenza, non sarebbe difficile. Ah, un nuovo costruttore costruito, quindi creiamo tante basi di influenza. Anche qui, tipo, giusto lì. E qua stiamo un po' qui, ok. Dovrei iniziare anche a fare degli accordi commerciali, tipo con
qualcuno. Magari con gli Altarian. Gli ho fatto un regalo, chissà. Con i Kryn possiamo fare un accordo di ricerca. No, l'abbiamo già fatto. Facciamo... sì, no. Aumentiamo un po' nel militare. No, troppo. Anzi, un po' nei propulsori. Boh. Boh, gente, credo che per questa puntata sia tutto. Votate, commentate. Cosa fa? Ah, colonizzato un altro pianeta, bastardo. Ok, allora io con l'influenza prenderò tutti i tuoi pianeti. Anche ha fatto una starbase qua militare. Che bastardo. Comunque, ci sentiamo alla prossima, gente. Da Larus è tutto. Mettete mi piace oppure date un voto. Commentate. Condividete questo video ai social network. È importante se volete far crescere e nascere la Larus Fusion. Da Larus è tutto. Ciao!